Oggi parliamo di verde, parliamo di rinnovabile, certo. Parliamo di energia a impatto zero praticamente. E soprattutto quanto è bello poter avere una casa con il tetto invece di avere i coppi, magari avere un bel giardino pensile sopra con il verde che fa non solo arredo, ma anche poi diventa il cappotto termico. Praticamente sì, quindi ci ripariamo con quello che di solito troviamo in giardino, giusto? Sarebbe bello vedere tutta Roma così, dall'alto con l'elicottero, magari o con l'aereo. Guarda che è una cosa bella per l'occhio, che fanno a nord. Infatti tra poco andremo su anche a Bolzano a vederlo. Però non ho capito come mai oggi hai i guanti. Sì. Valerio Rossi Albertini, nostro fisico CNR. Buongiorno ragazzi. Ciao Valerio. Non vi do la mano proprio perché sono inguantato. Sei inguantato, per quale motivo? Perché come avete premesso giustamente, sì, oggi parliamo di utilizzazione innovativa, non convenzionale, del manto erboso. Okay. E allora per maneggiarlo mi sono attrezzato. Però opportunamente. Non si vede nulla. La sveglia la mettiamo qui, vai. Ecco. Adesso lo sollevo io, non ti sporcare le mani perché io mi sono attrezzato. Allora, l'idea è questa. Come dicevate giustamente, la copertura dei tetti con un manto erboso è particolarmente estetica e molto gradevole, però ha anche una funzione il manto erboso sui tetti. Per prima cosa è un isolante acustico e poi è un isolante termico, cioè i rumori che vengono prodotti dall'esterno non entrano all'interno della casa e così quando è troppo caldo o troppo freddo di fuori c'è la protezione che è data sia dal manto erboso sia dalle radici che dalla terra. Senti, domanda, ma paragonabile comunque a un cappotto termico invece di quello qualche convenzionale, cosa del genere. Tipo questo, con il polistirolo, lana di vetro, questi qui? Bravissimo, è esattamente quello che oggi cercherò di dimostrare, almeno per quanto riguarda l'aspetto acustico, quello dei rumori. Ecco, per esempio qua, che oggi c'è un po' di rumore. Ecco, possiamo mettere un cappotto termico? Possiamo mettere un cappotto termico, un bel prato, mettiamo qua. Dimostriamolo. Allora, la dimostrazione consiste in questo. Prendo un contenitore che di per sé stesso è isolante, perché è fatto di polistirolo, e adesso utilizziamo una sveglia che accendiamo, che fa un grande frastuono, e la mettiamo dentro. A me piace. Col microfono sopra. Si sente, eh? Si sente bene. Allora, vediamo una copertura convenzionale. Prendiamo una scatola, mettiamo dell'ovatta dentro, che simula la condizione. Vediamo che c'è un'attenuazione del suono. Aspetta, questo è quello che succede di solito. Ok, togli. Zitti. Ok. Adesso facciamo con la zolla. Prendiamo la zolla, la metto a favore di telecamera. Senti? È addirittura più attenuato. Adesso sto zitto. Toglila. Beh. Tanta roba. E di bello, aspetta, fermo un attimo. Che anche se la mettiamo al rovescio, svolge la medesima funzione. Questo significa che non solo i rumori esterni non possono entrare all'interno, ma che puoi fare una bella festa da ballo nel sottotetto, in mansarda, puoi discutere a casa senza disturbare i vicini. La puoi fare. Complimenti Valerio Rossi Albertini. Allora, prima di andare a Bolzano, io vorrei, grazie per aver spento la sveglia che mi aveva già otturato i timpani, vorrei ringraziare Massimiliano, come sempre, la nostra squadra, perché sono svegli dalle 6.40 del mattino. Oggi siamo svegliati alle 6.40. Tutti i giorni, giustamente. E davvero fanno un grandissimo lavoro per noi. Ringrazia pure noi che alle 6.40 ci svegliamo per guardarvi, però. Esatto. Dai, scherzi a parte. No, una curiosità, aspetta, però, perché io pensavo a casa mia, tu vuoi mettere una cosa del genere? Ma se il tetto non è in piano, è inclinato, che fai? È inclinato, ci sono dei sistemi di ancoraggio, senz'altro. L'importante è mettere sempre una guaina isolante perché l'umidità non venga trasmessa. Grazie. Benissimo. Grazie. Qui con il nostro Valerio Rossi Albertini. Valerio, cerchiamo quindi di capire che cosa accade quando dall'energia solare, quindi dai raggi del sole, arrivano sul nostro pannello fotovoltaico e poi viene il tutto trasformato in energia per accendere la lampadina e il televisore. Qual è il meccanismo? Il meccanismo è questo: tu sai che la luce del sole si scompone nei 7 colori dell'iride, quelli dell'arcobaleno, e ognuno di questi colori ha una caratteristica differente, cioè una differente capacità di produrre energia elettrica attraverso il pannello fotovoltaico. Quindi uno è più forte, l'altro meno forte? Uno è più forte, in particolare il colore rosso è il più debole, il colore invece che va verso il violetto, che è l'estremità opposta dell'arcobaleno, è più intenso. E questo piccolo esperimento, questa piccola dimostrazione serve esattamente a far vedere in una maniera un po' immaginosa come avviene questa conversione. Allora, abbiamo un fascio di luce, che questo qui adesso lo metto non proprio nella telecamera,
che immaginiamo arrivi sul nostro pannello fotovoltaico che è rappresentato da questo cuscino. Perfetto, questo che raggio dà? Allora, immaginiamo che sia un raggio, questa è una luce bianca, è come la luce del sole e quindi ha tutti i colori dell'iride contenuti in sé. Adesso immaginiamo di prendere soltanto il colore giallo. Sì. Il colore giallo è esemplificato da questo libro, da questo peso, che appunto ho foderato di giallo, così come giallo è il tappo di questo cuscino. Allora, vediamo qual è il parallelo. Questa è la luce gialla del sole, la componente gialla del sole. Questo è il pannello fotovoltaico. Questa qui è la carica che viene messa dal pannello fotovoltaico. Okay. Perché la corrente elettrica prodotta dal pannello fotovoltaico altro non è che un gruppo di piccole cariche, di cui questa è una. Ok. Allora, vediamo un attimo. Questo è il fascio di luce che cade, ecco qua, è saltato. Questo è il meccanismo esattamente. Quindi saltando produce energia? Esattamente, perché questa è una carica elettrica, tanti di questi salti, tanti di queste particelle fanno la corrente elettrica con la quale accendiamo il televisore per guardare una mattina verde. Scusami, e qui invece hai messo il libro color verde perché a questo punto mi viene da capire che il giallo ha un'intensità minore rispetto al verde invece che maggiore. Bravo, e quindi pesa di più. Adesso in questa metafora pesa di più e semplicemente nel caso reale ha un'energia maggiore. Okay. Allora, adesso prego la regia di inquadrare soprattutto tappo. Il tappo, se io lascio cadere questo, ecco, adesso è cascato naturalmente sul tappo, però se lo rigonfiamo in un attimo. Scusa, perché... ma noi che facciamo però? Il fotovoltaico, quindi lo dobbiamo anche cambiare, cioè rispetto adesso deve essere ti faccio più vedere, sensibile al verde, allora, o al giallo? Facciamo così, ecco qua, ha fatto un bel salto addirittura stavolta. Addirittura quindi è andato cadendo fuori. Così significa che ha prodotto molta più energia. Ha prodotto molta più energia. No, noi non cambiamo, noi non utilizziamo possiamo... lo stesso pannello fotovoltaico che però reagisce diversamente ai vari colori della luce. Al colore giallo reagisce di meno, al colore verde reagisce di più. Nel complesso il pannello fotovoltaico prende tutte le componenti dell'energia, cioè tutti i colori, e produce delle cariche con energia superiore o inferiore, che però tutte quante contribuiscono alla corrente elettrica che poi possiamo utilizzare. Ecco, ma se noi vorressimo però accumulare l'energia che è prodotta a casa, lo potremmo fare? Certo, adesso ci sono degli accumulatori convenzionali, tipo batterie della macchina, dell'auto, oppure ce ne sono di innovativi e ne parleremo la prossima volta. Bene,